Olga Petrova, un'artista a 360 gradi. Infatti sui suoi siti web, che potete vedere in rete, c'è scritto singer, cantante, ma non solo. Ciao Olga. Ciao. Senti, so che tu stai avendo molto successo, io lo so da tanto perché insomma frequento i tuoi lavori e le tue promozioni e tutte le cose che fai, ma adesso veramente c'è proprio un botto. In un momento di crisi così, pare che i tuoi libri, ma parliamo di uno in particolare, Vorremmo pranzare, grazie anche all'intervento dei francesi, Nizza Cinematografica e l'amico Putignani, che vogliamo salutare e ringraziare, è approdato addirittura a Roma e stanno facendo una lavorazione. Io sono appunto tornato da una riunione. Cosa pensi di questo tuo inizio di successo? Te l'aspettavi? Ma sinceramente non che lo aspettavo, però so una cosa, che le cose vere, cose veramente vere e non inventate, hanno sempre successo. E poi c'è una cosa che mi diverte moltissimo, perché qualche cosa sì, ho passato attraverso la mia vita e le ho combinate io, ma certe cose è pure immaginazione che non ce n'è. Allora le mischio, un miscuglio perfetto, che poi mi diverto veramente, che gente pensa che sono io. Non ci sono io, sono tante persone che vivono in me, che sono tantissime. Poi ci sono i miei sogni, le mie immaginazioni, le mie fantasie, più fantasie altre che ne hanno impostato. Tutto qua. Quindi stai preparando, perché so che gli artisti, mentre sta uscendo con un prodotto, un artista con la mente già avanti. Hai in mente qualche nuovo progetto ancora tu? Sì, veramente. Adesso ci puoi accennare qualcosa? Sì. Sto raccogliendo materiale per far capire questo evento mondiale che è proprio preoccupante. Solitudine che internet, le cose virtuali, stanno sostituendo le cose vere. La gente sogna, però poi non hanno neanche coraggio per avvicinarsi minimo al suo sogno. E questo è preoccupante. C'è proprio una malattia riconosciuta da giovani che passano ore e ore navigando a internet. Poi se vuoi trovare un amico o parlare con qualcuno, è niente. Sì, è un sogno, uno sfogo virtuale. Sì. Diciamo, se sei d'accordo con me, Olga, che internet ha cambiato il mondo, è servito, sì, ma però ha anche peggiorato. Sì, vero? Ha creato solitudine immensa. Poi, va bene, uno può avere anche 6.000 amici, però poi dove sono? Quando è il momento di parlare, al momento di che hai bisogno veramente, non ci sono, non c'è nessuno. Per te è più importante la musica? Ti senti più cantautrice o scrittrice o attrice? Guarda, mi sento una cosa unica, tre in uno. Che poi io vivo un modo così, non che sono attrice, io vivo un modo con musica, con immagini, li creo della mia vita e poi mi diverto. Sono regista, sono attrice nell'unica persona e questo mi diverte, perché non sto aspettando nulla. www.olgapetrova.it. Ma c'hai un sito, una pagina web, una home page, così dicono gli internazionali della rete, bellissima. Senti, ma è difficile tenere aggiornato il sito, cioè te lo gestisci da solo? Sì, un po' metto io, poi c'è persone che mi aiutano, anche persone molto brave, persone che ti capiscono all'istante, che non devi discutere più di tanto, tu metti le tue idee, loro mettono anche loro sue forze, ma credendo in te, perché qui solo con soldi non risolvi niente. Devi essere sotto un sogno, una fiducia e un sogno in comune che tutti partecipano. È uscita una compilation, Italian Melody for Europe, ma è cliccatissima ed è distribuita in tutto il mondo. U-Towns, Believe, le più grandi store, i più grandi store mondiali hanno questa compilation, assieme ad artisti di ogni genere, anche molto affermati. Perché il pezzo è molto bello e ti rappresenta molto bene, Viaggio di una vita. Ma direi che questa volta è tutto indovinato, che testo, che musica, perché proprio si tratta di me, che dentro ognuno di noi c'è questa voglia di grande libertà che non avrai mai, però stiamo cercando di uscire. Olga, con questo ti lasciamo andare, vuoi salutare tutti gli amici in rete? Ciao, saluto tutti e auguro realizzare tutti i vostri sogni.